Mwen pa mjen bliye 3 septembre. Se jou papa mte mouri. Apre sa pandan mtap dormi. Mwen te fè yon vision. Li te vin pala avèk mwen li ti li plè. Vision fèt komanse. Fòk ou pale a jenès yo nan lang pa yo. Se lè sa mirak nan komanse. Sa ki avèk gade yo wè. Sa ki bebe gade yo pale. Avèk yo di yo pare men sa yo wè. Bebe di yo pare men jo a pale. Se il tempo che tu stai vivendo è un tema senza sfuggimento, apriti al tempo, cercati là dentro, apri le persiane ed immergiti nel mondo. Se il mondo che cerchi di descrivere sfugge al senso del tuo sopravvivere, apriti al tempo, cercati là dentro, apri le persiane ed immergiti nel mondo. Notice from the Italian Ministero della Difesa della Tradizione e l'Italianità has just been released, in which it stated that a few days ago the Italian police and secret service have foiled an insurrectional plan made by a small group of young Italian citizens and non-Italian citizens, all united in being sons of immigrants, especially African immigrants in Italy. It seems that this insurrectional plan aimed to replace the sign for the square Piazza di Cinquecento in front of Termini Station in Rome with another one with the names Andrea Costa and Ulisse Barbieri. The project was to rename Piazza di Cinquecento with the names of the two people, a socialist deputy and a writer, who in 1887 strongly opposed the campaign of martyrization, orchestrated by the Sinistra Storica of the 500 royal soldiers defeated in Dogali by the Ethiopian Emperor Menelik. The document released by the Italian ministry names a person called Boyka Esteban as the ideologue of this group. Writings from this man have been found in the houses of the men involved in the plan. It seems that the Boyka Esteban doesn't live in Italy anymore. Hence, the Italian authorities have asked for the help of other countries to extradite him to Italy, where he'll be put in jail on the charge of high treason against Italian identity. You've been listening to Mr. Tamburino Radio, the Palloni Broadcasting Network. And that's all until next update. Branco di cretini, che patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretine, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretini, che patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretine, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, ma non capite, ma non capite, o branco di cretini, che patrioti, che patrioti. Patrioti sono gli abissini. Ribellione, la citazione con cui intendo sottoporre alla vostra attenzione il mio modo di ripensare la nazione. Si tratta di versi scritti in occasione della negazione del principio di autodeterminazione, di quando anche l'Italia esigeva un posto al sole, visto che Berlino aveva sancito la grande spartizione ed ammantando la missione di civilizzazione forgiava progetti di dura e cruenta colonizzazione. Ribellione contro l'opera di martirizzazione che non solo erocizzava l'uccisione, ma era come se proponeva l'elezione tra i padri fondatori del 500 dell'esercito regi con militoni sbaragliati dagli Abescia. C'era da fare l'italiani e Dogali era la soluzione a tutti i mali, il minimo comune denominatore per le generazioni del domani, e grazie a te Barbieri oggi possiamo riportarne i piani. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Prima del milite ignoto di qualsiasi retorica, la retorica del governo è come quella del fruttivendolo, la solita strategia dedita a nascondere il marcio. L'andato a male così Andrea Costa dal Parlamento recita la prima mozione anti-rifinanziamento. Né un uomo né un soldo, né mai il nostro appoggio, per tutte le volte che verrete a chiederci lo schiaffo allo sforzo di chi lottò con il sogno di unirci nel fagotto. Nel 1887 poi ancora diverse volte, tra pochi se non l'unico certamente la voce più forte, nel vedere Rassa, Lula e Menelik come altri ma simile a Garibaldi a quella generazione lì. E saranno tanti gli eccidi, dopo De Pretis e Crispi saranno tanti gli eccidi che fascisti commetteranno in virtù di quei principi che da Dogali poi a me resteranno stabiliti, o branco di cretini. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti
dentro da tigre nel passato. La storia è come archivio per far emergere il non detto, l'obbligato. Ciò che è stato lascia tracce, ti spiega in parte il perché del cosa sei diventato. Come il balzo della tigre nel passato. La storia è come archivio per far emergere il non detto, l'obbligato. Ciò che è stato lascia tracce, ti spiega in parte il perché del cosa sei diventato. Piazza del 500, propongo un cambiamento. Coste barbieri per un nuovo sentimento della nazione con le persone nuove. Facce nere ma italiane nel nuovo millennio. Piazza del 500, è giunto quel momento. Dare un forte senso al rinnovamento. Non solo connettendo luoghi e tempi, riscrivendovi il risorgimento. Insolenti come offese, subitanei come istinti repressi, medito, violaceo come instabili furori di potenza, ardente come le fiamme del riscatto, escogito, chiarore come il limpido baluginio della mente, sfumature lungo le arcate dell'orizzonte. Immagino futuri come scie d'apprendimento, aspetto il momento. Aspetto il momento. You cannot kill the truth. You cannot kill justice. You cannot kill what we are fighting for. Participation of the citizen to the community business. You cannot kill that.